Too much and for too long, we seem to have surrendered personal excellence and community values in the mere accumulation of material things. Our gross national product now is over $800 billion a year. But that gross national product, if we judge the United States of America by that, that gross national product counts air pollution and cigarette advertising and ambulances to clear our highways of carnage. Il PIL comprende le serrature speciali per le nostre porte e le prigioni per coloro che cercano di forzarle. Comprende la distruzione delle sequoie e la scomparsa delle nostre bellezze naturali nell'espansione urbanistica incontrollata. Comprende il napalm e le testate nucleari e le auto blindate della polizia per fronteggiare le rivolte nelle nostre città. Comprende il fucile di Whitman e il coltello di Speck e i programmi televisivi che esaltano la violenza per vendere giocattoli ai nostri bambini. Eppure il PIL non tiene conto della salute dei nostri bambini, della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. Non include la bellezza della nostra poesia o la solidità dei nostri matrimoni, l'acume dei nostri dibattiti politici o l'integrità dei nostri funzionari pubblici. Non misura né il nostro ingegno, né il nostro coraggio, né la nostra saggezza, né la nostra conoscenza, né la nostra compassione, né la devozione al nostro paese. Misura tutto, in poche parole, eccetto ciò che rende la vita degna di essere vissuta. Voglio dire grazie a Pierfrancesco Favino che si è prestato a raccontare molte parole per noi e auguri per tua figlia. Grazie Pierfrancesco.